Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della funzione pubblica CGIL di Roma e Lazio. Perché siete qui oggi? Siamo sotto il ministero perché ci sono 70 lavoratrici e lavoratori che sono rimasti senza lavoro. Sono 70 lavoratori che hanno lavorato precari per oltre 10 anni e il ministero non ha fatto nulla per stabilizzarli. Sono importanti per tutto il servizio sanitario regionale e nazionale. Che tipo di lavoratori sono? Sono i lavoratori che curavano i processi di formazione degli operatori dei servizi sanitari. Chierchia Roberto, segretario generale della CISL Funzione Pubblica del Lazio. Siamo qui perché si è perpetrata una vera e propria vergogna in un momento di emergenza nazionale dove la pandemia ha colpito tutti i cittadini. Un'agenzia che è adibita a fare programmazione sanitaria sta mandando a casa 70 lavoratori precari che da oltre 10 anni prestano la loro opera presso questa agenzia. È una vergogna che il Ministero deve assolutamente cercare di sanare, perché abbiamo bisogno in questo momento di pandemia di avere lavoratori preparati che diano supporto alle aziende sanitarie nazionali per poter programmare sanità. Noi faremo Sandro Bernardini, segretario generale della UIL FPL Roma e Lazio. 70 lavoratori precari mandati a casa in un momento di emergenza. In un momento in cui addirittura l'emergenza sembra acuirsi. Se è vero che tutti gli indicatori dicono che forse c'è una terza ondata, in questo momento un'agenzia importante che coordina e fa i controlli a livello nazionale con le regioni, privarsi di 70 lavoratori è inammissibile, è impensabile, soprattutto in un momento in cui sembra che stiano facendo assunzioni o addirittura contratti di consulenza per altre persone. Non credo che all'interno dei 70 non ci siano professionalità in grado di poter dare le risposte che questa agenzia si attende oppure crede di poter mettere in campo nei confronti delle regioni. Lei da 13 anni è precario. Da 13 anni sono precario, sì, della pubblica amministrazione. Ogni anno rinnovavano il contratto a livello co-co-co, non c'era mai la possibilità di fare un concorso, una cosa di questo tipo. Dopo che si è aperto uno spiraglio lo scorso anno, era novembre, hanno fatto un contratto di 10 mesi. A tempo determinato, superando però un concorso pubblico dove c'è una graduatoria, il concorso era aperto al pubblico, l'abbiamo superato, dopodiché adesso siamo adesso in mezzo a, come si suol dire, a una strada, perché non ci sono segni da parte dell'amministrazione. Da promesse sia interne all'agenzia che dal Ministero della Salute, che avevano preso l'impegno di avviare un percorso di stabilizzazione. Percorso di stabilizzazione che non sappiamo per quale motivo sia arenato. Questa è una questione anche di etica amministrativa dell'amministrazione pubblica, che non considera che sta mandando all'aria decenni di investimento di risorse. Allora io voglio capire se chi non si sta assumendo la responsabilità di dichiarare che 70 persone, 70 risorse dell'amministrazione pubblica andranno a casa.